L'abito del capitano con la feluca e lo spadino, l'abito dello scudiero e dell'alfiere maggiore, lo scudo e l'alabarda della Real Maestranza e poi le bandiere, compresa quella storica, elementi che fanno parte della tradizione della città esposti all'interno del Museo Diocesano Nisseno. Anche Caltanissetta ha partecipato infatti alla giornata della rete europea per le celebrazioni della Settimana Santa con la mostra della Real Maestranza. Queste sono le prime giornate europee della Settimana Santa e della Pasqua, l'1 e 2 di ottobre. Le 18 settimane sante che fanno parte della rete europea hanno celebrato e stanno celebrando questa iniziativa attraverso una serie di eventi. Noi speriamo che da qui ai primi dell'anno prossimo Bruxelles possa riconoscere come cammini di passione tutta la nostra rete e quindi fare un passo più avanti e possiamo anche dire che il percorso di rete può essere supportato anche dall'entrata, se Dio vuole, con l'inaugurazione del nostro museo della Settimana Santa, che ancora non è stato inaugurato. Noi siamo entrati a far parte di questa rete nel 2018, in Portogallo, a Braga, attraverso la Fondazione Federico II di Palermo e per essa la direttore generale, la dottoressa Patrizia Monterosso, che ci ha fortemente voluto e ha apprezzato la nostra Settimana Santa sin dal primo minuto. Questo dobbiamo dirlo, che è stato veramente importante, così come è stata importante anche la partecipazione a questa rete con una adesione voluta fortemente anche dall'onorevole Giancarlo Cancelleri, che allora era vicepresidente dell'ARS e della Fondazione Federico II, che ci ha voluto accompagnare proprio per far sì che noi potessimo entrare. Il percorso della rete europea non è tanto solo promuovere le processioni, ma promuovere un turismo religioso importante che guardi all'artigianato, ai dolci conventuali e pasquali, quindi una serie di eventi anche collaterali tutto l'anno, non solo durante la Quaresima, ma tutto l'anno. La mostra ha visto il coinvolgimento dunque del Museo Diocesano, guidato dal direttore Giuseppe Di Vita, della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, dell'intera Associazione Real Maestranza ed in particolare del vicepresidente dell'Associazione AIAN, Associazione Intercategoriale Artigiani Nisseni Capitani della Real Maestranza e Capitano Emerito Anno 2012 Gioacchino Ricotta, e del presidente della categoria Fabbri Salvatore Di Mauro e della Fondazione Federico II di Palermo. La Real Maestranza dunque così racconta la sfilata del Mercoledì Santo e più di 400 anni di storia. Sono 471 anni, diciamo è la più antica associazione, la più antica, oltre alla più antica, noi siamo la più antica di Caltanissetta, ma noi nel mondo siamo esclusivi, siamo noi cioè artigiani che manteniamo quello che è stato creato dagli artigiani del 1551 che hanno difeso le mura della città di Caltanissetta. Questo noi lo manteniamo con orgoglio e andremo sempre avanti e manderemo sempre questa storia con grande gioia e con grande lavoro e passione anche dietro le quinte.